Onore cominciare la prima conferenza stampa nella sala stampa da pochi minuti intitolata Peppino Di Florio. Come già avete avuto modo di ascoltare dagli interventi che hanno preceduto questa conferenza stampa, è un lavoro che parte da lontano, è cominciato dall'Associazione Giornalisti Valle dell'Agro, presieduta da Salvatore Campitiello, appoggiata dall'amministrazione comunale, attendiamo tra poco il primo cittadino Mario Torquato che ci dedicherà un intervento per l'appuntamento di stamattina, supportato con grande convinzione dall'ASD Città di Nocera 1910, ma credo che questo sia un segno, il minimo che si poteva fare per Peppino Di Florio. Vedo qua, oltre ai familiari, i suoi amici, Gino D'Angelo La Proloco e tutti quelli che condividevano le sue passioni, che erano calcio, scrittura, musica, archeologia, rimettere in piedi le bellezze di Nocera, calcistiche e non. Non c'è solo Nocera qua, Salvatore Campitiello è di Pagani, come sono di Pagani Nino Ruggiero, Barbara Ruggiero e tanti altri amici e colleghi, perché Peppe era superiore a queste cose. Campanilismo non albergava in lui e non deve albergare nemmeno in noi, che cerchiamo di portare avanti dei discorsi sportivi e non sportivi all'insegno di un territorio intero, pur nella piccola divisione che può essere lo sfottò di parte. Aggiungo anche i colleghi Torino, Trotta, per carità, non vorrei dimenticare nessuno in questo. Quindi stamattina cominciamo a parlare di Peppino. Qui c'è una sedia vuota, verrà occupata dal sindaco, ma nel frattempo ci saranno interventi che io chiamerò tra il pubblico, delle persone che vogliono ricordare Peppino. 9 anni dalla sua scomparsa, quest'anno 20 anni dalla scomparsa di Guerino Puglione. Guerino Puglione, nostro grande amico, cronista, giornalista, fu vice di Peppino per qualche tempo al Corriere dello Sport. A lui è intitolata la tribuna stampa del San Francesco, che cercheremo di rimettere nelle migliori condizioni possibili, in omaggio a lui, in omaggio alla sportività e alla civiltà delle due nocere. Qui ci vuole un grande applauso alla signora Norma Alfano. Sì. Ringrazio anche chi ha collaborato con noi per la realizzazione della targa, della intitolazione, l'architetto Giuseppe Ferraro, collaboratore del club, chi si è messo a disposizione per l'intera giornata come il custode del San Francesco, Salvatore Sasso. Ringrazio padre Luciano che, pur avendo qualche piccolo acciacco dovuto all'età, subito appena l'abbiamo chiamato con la collaborazione di Gino D'Angelo è venuto qua da noi e non poteva mancare, essendo tifosissimo della Nocerina. Vi permetto di dire Nocerina perché il pubblico stesso domenica ha detto noi siamo la Nocerina. Io non l'ho mai fatto da luglio adesso, lo faccio oggi proprio in onore di Peppino. Adesso, grazie a tutti. Adesso la parola a Salvatore Campitiello. Allora, andiamo con ordine. Stamattina Rai Regione Mattino ha dato la notizia, poi farà anche un breve servizio appena contatterò l'amico che dovrà fare questa cosetta. Già è contattato alla Rai, sarà contattato qua per concordare. Uno. Due. Questo libro è stato realizzato grazie in primis all'idea di Gino D'Angelo e della Proloco, ognuno il proprio merito, perché questo è il dato che dobbiamo rapportarci rispetto alla società, il quale insieme a Vittorio Giacobelli, il quale mi ha telefonato e che fa parte della Proloco e che non gli hanno dato il permesso di venire qui stamattina, lui è un dipendente pubblico, Liborio Bartiromo dell'Associazione Culturale Maggio 600, insieme al presidente dottor Alfredo Salucci, che è anche collega giornalista per quanto riguarda il Rotary Club di Nocera Inferiore, è stato realizzato questo libro, però è per questo è sulla carta. Poi è qua perché grazie a un signore con la S semi maiuscolo, perché il signore è uno solo, ed è qua presente, che mi fa passare molto molto piacere, e Pasquale Gambardelli, il quale
attraverso Peppino Prete, che fa parte di questa nocerina, ma che è stato invitato da me e che voi sapete che le sue cose sono notevolissime, però subito l'ha riferita a chi doveva venire qua. E quindi è stato realizzato questo testo, la sua stampa a costo zero. Lo abbiamo solo fatto, ci hanno portato alla tipografia. Prendetevi i libri, se l'avete il signor Gambardello. Io voglio fare a nome di tutta la sua stampa e di tutti quelli che hanno collaborato con un applauso. Grazie. A Ferdinando Falcone il saluto da parte dell'ASD Città di Nocera 1910, o se volete Nocera. La nostra società ha accolto con piacere l'iniziativa dell'Asso Stampa Valle del Sarno per intitolare questa sala al nome dell'uomo e del giornalista Peppino Di Florio, che tanto ha dato per Nocera e per i colori rossoneri, che noi ci auspichiamo di continuare. È molto piacere che è stata fatta questa iniziativa. Ringraziamo il sindaco e le altre autorità e la famiglia del compianto Peppino Di Florio. Grazie. Intervento, chiamo Nino Ruggiero, qua, suo collega storico, pioniere della carta stampata dell'agro, delle televisioni, delle radio. Lo chiamo qui accanto a me per un ricordo di Peppino. Scusatemi, io sarò brevissimo perché il pensiero di un grande amico, quale è stato Peppe Di Florio, è sempre fermo, fissato nella mia mente dei giorni belli che abbiamo trascorso assieme. Peppe Di Florio era il giornalista della Nocerina, non un giornalista, il giornalista. Parlo degli anni 60, quando l'informazione viaggiava attraverso pochi quotidiani, pochissimi, e Peppe era il più bravo, il più attento sulla notizia, tanto da essere definito appunto il giornalista della Nocerina. Lui aveva degli appuntamenti fissi al giorno con il Corriere dello Sport e con il Roma. E su questi giornali lui esprimeva il meglio di se stesso, della sua passione sportiva. Ma Di Florio non era solo un giornalista sportivo, era uno scrittore prestato al giornalismo, perché alcune sue opere sono bellissime, alcune le abbiamo pubblicate, qualche altra no. Secondo me, se vado nei miei archivi personali riesco ancora a trovare qualche sua bella novella. Non sono riuscito a trovarla fino a questo momento. Il ricordo di Peppe deve essere un ricordo imperituro, e quindi proprio per questo plaudo all'Associazione dei giornalisti della Valle del Sarno, del quale mi onoro di far parte, la Nocerina Calcio, e tutti quelli che hanno dato una mano perché questa iniziativa si realizzasse. Allora, la parola al primo cittadino Maglio Torquato. Mi fa piacere di questa iniziativa, che è stata raccolta su proposta di Assostampa, di riconoscimento al ricordo e all'impegno e alla passione giornalistica e sportiva di Peppino Di Florio, che era uno dei protagonisti della vita culturale e anche sportiva, soprattutto la passione sportiva per questa città. È una tappa di riconoscimento che io ritengo importante, pienamente condivisa da parte dell'amministrazione comunale e che si inserisce in un percorso abbastanza continuo che nel corso di questo triennio amministrativo è stato fatto per il riconoscimento della memoria delle figure più simboliche che hanno avuto a cuore il destino e la storia della città di Nocera nelle sue varie articolazioni. Lo abbiamo fatto con una serie di attività, di intestazioni di toponomastica, dalla biblioteca alla piazza dei maestri del lavoro, alla memoria di Gennaro Niglio, a tanti altri luoghi di questa città, al ricordo di Giovanni Marino e di Battipaglia, il medico e l'infermiere che morirono nella frana di Sarno. E questa, dicevo prima, della biblioteca comunale intestata a Raffaele Pucci. Questo è un percorso coerente, io credo, che si inserisce nella volontà che una comunità ricordi i suoi personaggi più
più importanti o comunque più significativi. Ecco, l'importanza non è data dal titolo, dal prestigio, ma dalla forma di dedizione e di impegno che si ha per la propria comunità. A Nocera la passione calcistica e sportiva è un elemento profondamente intrecciato con la storia della città, con alterne fortune, con alterne vicende, purtuttavia è un percorso continuo. Ancora l'ultima manifestazione sportiva che si è tenuta qui nella sfida per la testa del campionato è, diciamo, ha dimostrato come il coinvolgimento della popolazione, del popolo sportivo, vada ben oltre i limiti della categoria. Questo è sicuramente un buon segno ed è un segno che il ricordo di Peppino Di Florio avvenga in coincidenza con questa rinascita sportiva che, pur avendoci visti per responsabilità, sicuramente io ritengo, continuo a dire, per responsabilità non nostre, diciamo trascinati in categorie che non appartengono alla storia, alla memoria della piazza calcistica di Nocera, pur tuttavia stanno vedendo una importante ripartenza. Da parte mia, come rappresentante dell'amministrazione comunale, come convinto difensore degli interessi della città in ogni occasione, in ogni sede, anche al di là di quelli che sono le mie, di quelle che sono le mie passioni più dirette, alla fine dei conti mi trovai trascinato, mio malgrado, nella vicenda del 10 novembre del 2013 a difendere la reputazione e la credibilità della città e della tifoseria nocerina di fronte a tutte le telecamere del paese che cercavano di focalizzare una colpa d'autore, come si potrebbe dire, no, giuridicamente, in capo alla comunità sportiva in modo assolutamente ingiusto e immeritato, e credo che poi un po' di fatti abbiano dato ragione a quella difesa. Bene, io sono convinto che gli interessi della comunità di Nocera non sono il cambio delle vocali, no, a cambiare la storia, tanto per dire qualcosa di più immediato, la difesa della comunità di Nocera, che peraltro vede un'unica bandiera difendere gli interessi, la passione del popolo sportivo delle due città, che sono poi in realtà un'unica città, e sia il dovere principale di ogni amministratore pubblico, al di là di quelle che poi sono le sue passioni più profonde, le sue, io sono appassionato di rugby più che di calcio, per dire, potrei esserlo di altro. E quindi ben venga questa celebrazione, ben venga il ricordo di Peppino Di Florio, e credo che su questa strada si debba assolutamente continuare. Quindi un ringraziamento all'Asso Stampa, alla città di Nocera, a Marco Mattiello, perché alla comunità anche dei nocerini, la stessa associazione i nocerini, da cui forse, certo, è partito un po' tutto questo rilancio di impegno e di attività, e a tutti coloro che difendono i colori della città, siano essi sportivi, siano essi i colori della municipalità di Nocera. Adesso il ricordo di Peppino attraverso un altro suo storico collega, Fulvio D'Amico. Allora, Peppino Di Florio, grande amico, grande uomo, l'ho conosciuto in occasione, ci ho lavorato insieme in occasione di un giornale che è stato ed è il must dell'agro sarnese nocerino, il Fedelissimo, il cui rappresentante, il cui direttore era Gino D'Angelo, di contro il direttore editoriale era Gino D'Angelo, il direttore della testata era Peppe Di Florio, e abbiamo fatto parecchie volte tardi per fare uscire quel giornale la domenica mattina, che tutta Nocera, Nocera aspettava questo giornale, questo mus, vicino all'edicola, l'edicola Espansione, una delle più vecchie di Nocera, tante le edicole. Gratuitamente, giustamente l'editore mi fa presente che era gratuitamente. E facevamo quasi tardi la notte per fare uscire questo giornale. Peppino Di Florio mi diede un compito, dice: tu farai il clubaiuolo. Cioè, che cosa era? Io dovevo andare su tutti i club di Nocera a parlare di Nocerina. Ricordo che con noi c'era Nello Ferrigno, c'era Enzo Marrafino, l'amico di San Marzano, Biagio Franza, insomma era un bel... Poi con Peppino Di Florio ho lavorato con un altro giornale che pure è stato
uno scoop delle due Nocere. Infatti questo giornale usciva a Nocera Superiore ed era Sport News, diretto dall'amico, dalla buonanima di Zaccarone, Zi Zaccarone. Queste sono i miei ricordi più cari dell'amico fraterno Peppino Di Florio. E dicevo nell'antisala che Peppino Di Florio, noi lo ricordavamo con un aneddoto, caro Marco, lo chiamavamo Peppino a rovesciate, nel senso che quando Peppino giocava a pallone, caro Salvatore, voleva fare questa rovesciata, la quale non gli mai riusciva, ed è rimasto con Peppino la rovesciata. Volevo solo aggiungere due particolari che forse parecchia gente non conosce. Io ho avuto la fortuna, la famiglia sa, di fino all'ultimo giorno sono stato sempre vicino a Peppino, e Peppino era sempre disponibile con tutti quanti. Peppino, la cosa importante era l'amicizia, e l'amicizia era per lui una fraternità. Non ho sentito mai parlare male di un suo collega. Lui investiva molto sugli amici, nel senso che volevano accostarsi alla professione di giornalista. E penso, l'ultimo che tu hai citato, anche era un amico di Peppino. Era anche, diciamo, il Cesarano ha iniziato il radio. Vabbè, io sì. Ricordo tanti personaggi che oggi sono delle firme affermate. Però posso dire che noi prima di tutto dobbiamo ringraziare la famiglia, perché a Peppino non gli ha fatto mai mancare niente. Peppino aveva una solidità di una famiglia che l'accudiva 24 ore su 24. E questo non è poco. Questo lo so perché sono stato sempre a casa vostra, l'ho trovata sempre alla porta aperta. E Peppino fino all'ultimo momento. Peppino non dobbiamo vedere sotto l'aspetto sportivo. Peppino è stato presente nei grossi progetti della città. Ricordo, voi forse parecchi di voi non si ricorderanno, perché alla Nocerina andava peregrinando per i vari a Scafate e a Sarno, sì. E Peppino tutti i giorni veniva, ci invogliava me a fare un po' opera di sensibilizzazione verso le autorità comunali, provinciali, nazionali e tutto. Ed era un continuo, Peppino aveva un grande dono, riusciva a colloquiare nel senso che ero come un fratello, si confessava un fratello. Lui diceva: noi non possiamo andare a peregrinare. Ecco, riuscimmo a fare lo stadio. L'abbiamo avuto a Castellofienga, a Castellofienga e Pasquale lo sa benissimo, abbiamo avuto dei grossi problemi, ma la grossa mano nel Castellofienga è di Peppino Di Florio, e lui anche Vittorio Giacobello, Pasquale lo sa, nei momenti di crisi che noi non potevamo, voglio dire, sotto l'aspetto culturale, Peppino era presente. Ma in tante situazioni che non voglio ricordare per una certa delicatezza, Peppino ha dimostrato la sua nocerinità. La fusione delle due città sportive, perché forse voi sapete che la Nocera Inferiore e la Nocera Superiore sono fuse attraverso, fu fatta la fusione per... E non ci fu bisogno nemmeno di referendum. Brava, fu fatta all'unanimità. Peppino vedeva le due città unite non solo sotto l'aspetto sportivo, la vedeva anche sotto l'aspetto culturale. Appunto, questo è il sindaco, deve dare impulso a questa fusione delle due città, perché non ha modo di esistere questa fusione di queste due città. Ma un altro fatto importante, che prima lo dicevo con la famiglia, Peppino, diciamo, noi ci vedevamo quasi tutti i giorni, quanto voi lo sapete, che faceva il punto di incontro parecchie volte nella libreria L'Edicola di Don Giovanni Stanzione. Lì ci stava Domenico Rea, Gio Marrazzi, che era il suo compare, lui è così, è che... Allora poi ci stava pure Gino Cocciolo e tutti quanti. Lo chiamavano a Peppino, lo chiamava Don Giovanni Stanzione. Peppino era un po' così restio delle volte in questi contatti, perché il Gio Marrazzi gli diceva sempre una cosa, forse diceva sempre: Peppino, tu devi venire il tempo, perché lui voleva affidare la pagina culturale. Aveva portato tutti i suoi scritti, perché Peppino era un autodidatto culturale, però pure Pucci, diciamo, gli dava la destra, perché Pucci, il professore Pucci, diceva che Peppino aveva delle grosse potenzialità. E Peppino, quando uscivamo fuori dall'edicola, Gio Marrazzi diceva: guardate, il direttore aspetta, forse voi lo sapete, che lo vuole andare il tempo. Peppino, uscito fuori, mi dicevo: ma questa è la città, dobbiamo vedere la città. Non ho visto mai una persona così attaccata
alla città. E questo per me è stato motivo sempre di portare avanti dei piccoli discorsi. E Peppino forse, come poco fa è stato detto, Peppino merita qualche altra cosa, come ha detto certo. La Sostamba, che lui era molto attaccato a voi. Qualcuno mi diceva che ci sta già una strada intitolata Di Florio, però non lì è un Di Florio, mi sembra uno zio. Uno zio. Bravo. E tu l'hai vista. Questo deve essere l'impegno del decennale, perché lui ha tracciato una strada. E Salvatore Gambidiel lo dobbiamo sempre pressare, perché nel decennale dobbiamo vedere di organizzare una grande manifestazione. Certo. Con Peppino speriamo che sta nocerina, perché Peppino è la nocerina, certo. Due nocera. Peppino non immaginava minimamente, però voi avete questo gravissimo compito di portarla dove merita la nocerina. Mi sembra giusto chiudere questa conferenza stampa con Non Malfano, la moglie del nostro carissimo Guerino Puglione. Che dire, Peppino era l'amico di tutti, quelli che insomma ci stavano vicino. E niente, Guerino lo stimava tanto, erano dei carissimi amici, ricordo tante belle, insomma, scusate, mi sono emozionata anche perché non è semplice. Che dirvi, gli voglio bene.